Nella notte tra il 26 e il 27 settembre, per la precisione intorno all'1:15 circa del 27 settembre 2022, ora italiana, il satellite della NASA DART si è andato a schiantare contro un asteroide appartenente alla fascia principale degli asteroidi, o più semplicemente fascia degli asteroidi. Era proprio questo, cioè lo schianto sulla superficie di un asteroide, l'obiettivo della missione. E proprio per seguire questo evento, la NASA ha realizzato una live che potete trovare su YouTube, vi metto il link in descrizione. Ed è da quella live che sto traendo le immagini che state vedendo riprese da una camera posta proprio sul satellite DART. Vedete nelle immagini che DART, che viaggia a una velocità all'incirca di 6,6 km al secondo, si avvicina sempre di più a Didymos. Interessante in questo caso notare come la fascia degli asteroidi si estende tra le 2 e le 3 unità astronomiche. Questo vuol dire in termini pratici che il segnale inviato da DART verso la Terra aveva un ritardo rispetto a quando veniva catturato effettivamente dalla camera di qualcosa come una decina di minuti in funzione di qual era la posizione precisa di Didymos e di Dimorphos. L'immagine con cui ho iniziato questo video, considerando la velocità di 6,6 km al secondo come quella di crociera di DART, risalgono a 30 minuti prima dell'impatto. Quindi è una distanza intorno ai 12.000 km o poco meno. Successivamente, quando Didymos risulta un pochino più grande, ovvero a 20 minuti dall'impatto, ci troviamo a poco meno di 8.000 km. Successivamente, quando iniziamo a vedere il puntino di Dimorphos, che è la destinazione di DART, oltre a essere il satellite di Didymos, ci troviamo all'incirca una decina di minuti dall'impatto, quindi a una distanza di poco meno di 4.000 km. L'obiettivo della missione è Dimorphos e non Didymos perché ovviamente è molto più sicuro modificare la traiettoria del satellite di Didymos. Sì, ci si aspetta magari qualche leggera modifica anche dell'orbita di Didymos a causa dell'impatto, però niente di rilevante. Modificare in questo modo la traiettoria di Dimorphos risulta fondamentale per capire come utilizzare in futuro questa tecnica per modificare l'orbita di eventuali asteroidi che potrebbero risultare pericolosi per il nostro pianeta. Ad affiancare DART, però, troviamo un piccolo satellite italiano, il CubeSat Licia Cube, un oggettino più o meno delle dimensioni di una scatola da scarpe, forse anche più piccola, che ha fotografato lo schianto di DART sulla superficie di Dimorphos. A tal proposito, vi mostro come intervallo sul video in questo momento proprio le prime foto scattate da Licia Cube dell'evento. Ovviamente queste sono soltanto le prime di una serie di foto che verranno esaminate nel corso dei mesi successivi dal team dietro Licia Cube. Anche in questo caso, per avere maggiori approfondimenti sulla questione, vi lascio in descrizione un link che questa volta punta su Eduinaf. Ad ogni modo, alla fine, DART si è schiantato sulla superficie di Dimorphos con grande esultanza da parte del team che ha seguito la missione.
planetary defense. Fantastic. Per capire gli effetti di questa collisione, però, bisognerà aspettare i prossimi mesi, quando tra le foto scattate da Alicia Cube e soprattutto i dati rilevati da Terra dai vari telescopi, si potrà capire effettivamente quanto è stata modificata l'orbita di Dimorphos intorno a Didymos. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti tutti! In the name of planetary defense. Fantastic. Oh.